Entro l'estate sarà calendarizzato al Senato il disegno di legge delega sul florovivaismo. Questo comporterà una maggiore attenzione al settore, più fondi alla ricerca e un ufficio dedicato al MASAF, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle La Foreste. Lo città. ha detto il Vogliamo far sì sottosegretario che questi Patrizio spettacoli Lapietra in turistici visita al riconosciuto CREA a livello Orticoltura e Florovivaismo internazionale di con la legge Pescia. Il 238 provvedimento, insieme al infatti, Festival è stato Italiano di approvato in commissione al Senato, già passato alla Camera, dove dovrebbe avere la strada spianata. Lapietra ha anche annunciato che grazie al PNRR sarà finanziato il rifacimento del MEFIT, il mercato dei fiori di Pescia. Ottima notizia per l'economia locale, commenta il direttore di Coldiretti Questa Pistoia iniziativa Francesco Ciarrocchi. I noi ci fondi derivanti vediamo dal degli aspetti PNRR, positivi insieme a quelli già stanziati con e la Pescia cantierati dalla Regione Toscana, danno un respiro ampio al futuro della struttura, al servizio dell'economia del territorio. Coldiretti, aggiunge Ciarrocchi, ha molto apprezzato le azioni sinergiche dimostrate da governo, regione e comune che daranno i loro frutti.